media, it's art. Chiamerei qui Vincenzo Moccia. Vincenzo Moccia è un poeta friuso, è un poeta che scrive da oltre un trentennio, ha fatto due pubblicazioni, è un artigiano, ha declamato poesie in diretta TV a Licia Colombo, Paola Pedepe, Antonella Clerici, ha partecipato a forum con una storia di poesie. Gli diamo il microfono? E tu, tu. Allora, questa sera tu ci reciterai, perché lui le poesie se le impara a memoria, ma da lui. Diretto presidente, tutto bene? Si è messo in prima fila. Dopo ti chiamiamo. Allora, allora tu stasera ci declamerai Badante e l'amante. Però prima che declami, io ti voglio dire, cioè chiedere, perché è una curiosità. Perché questi titoli? È così, mi vedi che scrivi qualcosa, questo è un attuale, l'amante ci sta, ma l'amante ci sta, scusate. Signore e signori, Vincenzo Moccia. Don Peppino Gillir, per un negozio in via Sapiazza, una persona fatta a moda, ma per femmine va pazza. L'affare vanno buono, tenere una bella famiglia, macchina, punta a banca, a moglie con tre figli. A moglie è un bicciù, ed è pure benestante, ma per un pezzisce peppa, a chi lo hai nella mano. Ma sta con una forastera, ha tratto come una regina, che sta sempre a fare i cali e ha cattato lui lì. Sta signora non è bella, tenne modo in avaiasse, pare che non su l'esso quando mi sa via passa. Va girando Borione, siamo tutti a barnacchiare, con russetta da tutte parti pare un ciuccio di torta. Don Peppino, quando è la sera, dopo il raggio sole, se ne va a dare un mare per bagnare questa natura. Ma ho tardi torna a casa, ero tutta una mappina, si attacca a Borione e dorme fino a mattina. La moglie si è scucciata e l'ha cacciata lì da casa. La ruota con la banca e un negozio non fa rosa. A comare che ha saputo, la cacciata fuori è brutta, la bambina si è trovata, sta costrutta e ho pure brutta. A Badante, vicino nonna mia, Arzilla, poca di tante, perché è rimasto sulla misa a Badante? Vecchio non l'ha voluta. Ha detto che la schifava, la ruota note e manca la garbava. Dicendo che era secca, teneva belle ossa, camminava scianchinato e tremava un coppia di cosse. Finalmente ha trovato una signora bella moro, ma non appena ha visto ha cacciato due chiavoni. La signora è bella tosta, e sta buona piazzata, con pochi pietà fuori, ha con la spaccola. Il laggirito no, questo non fa per te, ti fa venire l'infarto, stammi a sentire a me. E il caro sedella ti faccio a me e non è meglio morire sotto una femmina che sotto un tramue. Ciò che è buono, non ti risparmio, perché ho piacere che da femmina non ti manco un magno. E mo si può bene o non, questo va a pillolina, però poi non ne dovete fuori galina. Voi ma non ci credete, capite la badante, o non ne ringiovanite ogni tanto, sono un beccante. Grazie, 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 grazie